Zanotti pensa soprattutto a bloccare lo strapotere del tridente arancione cercando di limitare i guizzi di Toledo, Bigoni e Minincleri. Ecco spiegato perché nel test in famiglia contro la Juniores il tecnico ha proposto una linea difensiva con Brick e Mencarelli sugli esterni e il duo di Erna Pecorari centrali. La sorpresa del giovedì in Casarezza è quella del nuovo ruolo di Andrea Bricca in vista del big match in casa della Pistoiese. Il soldatino amaranto infatti è stato dirottato sulla corsia destra del reparto difensivo completato per l'occasione da Dierna, Pecorari e Mencarelli. Una difesa composta da senatori, studiata da Mezzanotti, che ha compreso, come altri suoi colleghi del girone E di Serie D, che questa Pistoiese lì davanti può fare davvero male. Così facendo gli under 94 e 95 troverebbero posto dalla cintola in su, con l'impiego di una difesa composta da senior e pressoché scontata la maglia da titolare per Idromela e al centro della linea mediana con Carfora a sinistra e classe 95 Rascaroli pronta al debutto sulla destra. In attacco, complice la squalifica di Sussito, che era in vernizzi supportato da Quadrini e Di Santo. Va detto tuttavia che sembra assai improbabile che Mezzanotti possa privarsi di Zaccanti e Tonetto in funzione di Pecorari e Mencarelli. Il capitano non è mai partito titolare in campionato, mentre terzino sta rientrando dopo l'infortunio ed è difficile pensare ad un loro impiego dall'inizio contro la Pistoiese, soprattutto in una partita dove sarà fondamentale il ritmo e la resistenza fisica sul piano della corsa. Per Bricca non sarebbe certo un esordio e nemmeno un esperimento, visto che Marco Cari nella stagione 2008-2009, non avendo terzini destri in rosa, affidò al ragazzo di Città di Castello la maglia numero 2, venendo ripagata a suon di cross e sovrapposizioni, tanto che il brasiliano Bondi ribattezzò Bricchigno il compagno di squadra.